Ed eccoci in pregriglia dopo le premiazioni per quanto riguarda la finalissima della categoria OK. Le Miss salutano i piloti in griglia di partenza che rimangono affiancati solo dai loro meccanici, peraltro non per molto. Inquadrato Michael Paparo, che partirà con al proprio fianco Dan Scocdopole. Eccolo qui il colpo d'occhio in prospettiva. Paparo e Scocdopole in prima fila, Pizzi e Aaron in seconda, Stanek e Kucharczyk in terza, Bedrin e Caglioni in quarta fila, Mallet e Coluccio in quinta, Bardas e Lomco in sesta, Camplese e Crescenti in settima, Bertini, Colla e Putera in ottava, Giardelli e Famularo in nona, Anthony Famularo, Ferraro e Cabirou in decima fila, De Luca e Bergmeister in undicesima fila, Cenedese e Bernardi in dodicesima, Dimitriou e Barbera in tredicesima, Fonteca, Martinez e Francesca Raffaeli in quattordicesima fila, quindicesima per Variava e Martinez, poi sedicesima fila per Pretolani e Moar, diciassettesima fila per Cecchi e Gulizia. Giro di lancio, come ben sappiamo ormai, e partenza lanciata per la categoria mini. Ci ha salutati Lorenzo Travisanutto, che ha abbandonato la cabina di commento dopo aver sofferto qui con noi durante la diretta della categoria OK, categoria alla quale appartiene anche lui. E adesso invece ci lanciamo nella mini, che di solito è una delle categorie più agguerrite, che lascia il risultato aperto a cambiamenti fino all'ultimo, e siamo solo nel giro di lancio. Vediamo se la partenza sarà valida. Semafori rossi, si spengono e si parte. Paparo si allarga sulla sua sinistra e cerca di impostare la curva nella maniera più larga possibile. Lo segue Dan Scocdopole del team Gamoto. Questa la classifica al momento, quindi Paparo, Scocdopole e vorrei pensare Pizzi, mi sa è Pizzi in terza posizione, però aspettiamo il riferimento del cronometro per sbilanciarci di più. Quel che è certo è che là davanti ci sono Paparo e Scocdopole, mentre un Energy Corse va all'attacco della quarta posizione, operazione che non riesce, in quanto ritorna in quinta piazza il portacolori della Energy. Attenzione a Pizzi, che ho identificato nel pilota in terza posizione, che si fa velenoso e pericoloso alle spalle di Scocdopole. Quindi Paparo, Scocdopole, Pizzi, come avevamo detto, Kucharczyk in quarta posizione, Caglioni, Mallet, Crescente, Stanek e Aaron, per poi chiudere la top 10 con Camplese. Occhio un po' a Pizzi, che veramente è vicinissimo a Dan Scocdopole, mentre Paparo riesce a capitalizzare bene la partenza dalla pole position e rimanere là davanti a tutti anche con un mezzo secondo di vantaggio. Scocdopole nella Repubblica Ceca e a sandwich tra i due italiani, quindi appunto Paparo e
Pizzi, poi c'è il polacco Kucharczyk, del quale sto storpiando il nome da inizio weekend, mi scuso con tutta la famiglia e la dinastia. Pizzi veramente vicino, Raskov dopo le va a pizzicare addirittura la linea bianca di delimitazione del manto d'asfalto. Sfruttano tutta la pista i piccoli mini per cercare di fare maggior velocità possibile da spendere poi sul rettilineo principale che hanno appena percorso, ben largo da Skopdopole, anche oltre il cordole. Michael Paparo però fa segnare il miglior giro veloce, 1.14.034 per il pilota al volante del Formula K. A seguire appunto Skopdopole e Pizzi qui inquadrati in questo momento. Kucharczyk in quarta posizione, sempre più vicino, sempre più vicino il polacco di RB Racing. E poi Caglioni per Evo Kart. Caglioni per Evo Kart in quinta posizione. Eccoli qui, Kucharczyk, anzi Paparo, Skopdopole, Paparo qui inquadrato in questo momento che ha il suo bel da fare per gestire il suo Formula K. Guardate quanto sono vicini Skopdopole e Pizzi. Anche Aaron vuole rientrare nel gruppo e si sta facendo trascinare in qualche maniera da Caglioni, mentre chi vuole uscire dal gruppo e andare via è proprio Michael Paparo, che fa segnare il miglior giro, 1.13.924, un best lap che gli consegna un qualche altro decimino di vantaggio. Adesso sono arrivati ad essere 8.37 quelli di vantaggio di Paparo nei confronti del più diretto inseguitore Dan Skopdopole. E continua la cavalcata di Paparo, che fa segnare il miglior crono anche nel secondo settore, 27.241, spazzolata controllata per tutti i piccoli driver che si mettono sul rettilineo principale. Paparo sfrutta bene anche il proprio peso per cercare grip laterale, 1.13.265, nuovo giro veloce. E che giro veloce, signori, perché rifila 6 decimi belli belli all'avversario più diretto. Intanto nelle retrovie un po' di bagarre, il 551 Federico Cecchi che cerca di scalare la classifica, si trova in 17esima posizione al momento, è lì a contatto con Bardas, Francesca Raffaele che tutti in combattimento per la 18esima, 17esima, 16esima posizione. Chi pensa ad altro è proprio Paparo, che continua ad aumentare il proprio vantaggio. Lo vediamo anche dagli intertempi, nuovo miglior crono nel secondo settore, dipinto ora di viola, 27.164 per Michael Paparo, che a questo punto diventa veramente un oggetto non identificato, imprendibile per tutti gli altri. Pizzi rimane saldamente in terza posizione. Occhio un po' ad Aaron e Caglioni, perché i due sono abbastanza vicini, direi molto vicini. 2,57 sul bagnato sono veramente un nulla. Quindi attenzione ad Paul Aaron e Leonardo Caglioni, quinta e sesta posizione. Qui il maestro dell'acqua continua nel suo dipinto perfetto. Guardate come pennella le traiettorie. Paparo, 2 secondi e 1, ciao, proprio ciao alla grande direi. 2 secondi e 1 di vantaggio nei confronti di Dan Skopdopole.
Danis Coccodopoli che invece esce largo, forse esagera, va a masticare un po' di asfalto, mentre appunto Aaron e Caglioni a strettissimo contatto. Paul Aaron passa ai danni di Leonardo Caglioni, e l'avevamo detto, e cosa ha fatto con quel gesto? Ha chiesto un cenno d'intesa. Occhio che Paparo addirittura va a cercare acqua, va a cercare acqua per le proprie gomme, forse le vuole raffreddare un po', cerca la parte ancora più inzuppata di pioggia per, credo, raffreddare le gomme. È andato in caccia di Pozzanghere, diciamo, sul dritto, e passa Pizzi ai danni di Scottopoli, che però adesso si rimette all'interno. Non c'è spazio per due, fate a modo ragazzi, si intrecciano le traiettorie di nuovo, stavolta però è Pizzi che dovrebbe avere l'interno, fa niente Dan Scocdopole, passa di nuovo e ritorna in seconda posizione, e Dan facendo dice andiamo, ma Pizzi dice non ti preoccupare che vado io e poi tu mi segui, e quindi vedremo che tra poco di nuovo ci sarà un affondo, anche perché abbiamo superato la metà gara e la lotta è qui tra questi due. Di nuovo l'affondo di Pizzi, che viene leggermente urtato nello scambio di traiettoria da Scocdopoli, poi è lui a dare una bella pizzicata a Scocdopoli in uscita, e via di spazzolata sul dritto. Scocdopoli lanciatissimo, ingarellato alle spalle di Pizzi. I due affrontano il primo destra, curva 1, Kucharczyk in quarta posizione, sente il fiato di Aaron che arriva alle sue spalle, sul suo collo, Caglioni un filino più indietro, poi Coluccio, Camplese, Stanek e Lomko. Pizzi in seconda posizione al momento, dopo un po' di tribolare nello scorso giro riesce a prendersi la posizione. Occhio che ora rischia di cederla di nuovo, in men che non si dica, proprio a Scocdopoli, e invece adesso sembra riuscire a tenerlo a bada. Mamma mia, la prospettiva non aiuta a interpretare cosa sta accadendo in pista, per il fatto che i due sono sempre vicini e continuano a da intrecciarsi. Dove va a finire Pizzi? Incredibile, è andato addirittura con tutte e quattro le ruote oltre il cordolo. Che sia una mossa voluta non lo so, sta di fatto che riesce a mantenere la leadership della corsa. Lanciati di nuovo sul rettilineo Pizzi e Scocdopoli, mentre Paparo là davanti viaggia con un altro biglietto di primissima classe. Nel frattempo Aaron che prova la fondo su Cucciarci in terza, in quarta e quinta posizione. Pizzi sembra aver messo qualche metro tra sé e Scocdopoli, dovrebbero essere loro i detentori del podio insieme a Paparo, se nulla cambia da qui alla fine. Ora il rischio è che se Scocdopoli riesce a riaggrapparsi a Pizzi, se tenta l'affondo probabilmente rientrano. È voluta quella scelta appunto di andare totalmente fuori per raddrizzare tra virgolette la curva, che abbiamo visto inquadrato poco fa, è voluta da parte di Pizzi, che evidentemente trae vantaggio considerato che nell'ultimo settore sembra riuscire a tenere a distanza l'avversario più diretto, Dan Scocdopoli. Nel frattempo miglior giro, ora che entriamo nell'ultimo giro, miglior giro di Michael Paparo, 1.13.1, quando gli altri girano in 1.13.8/1.13.9 quando va bene. Quindi altri 8 decimi rubati ai più competitivi del gruppo da questo pilota qui, inquadrato in questo istante dalle telecamere della produzione WSK Promotion. È veramente di un altro pianeta oggi Mr. Paparo, Mr. Michael Paparo, IP Karting TM, Formula K il brand,
che porta sulle carene. Ultima S, ultima curva a destra e Paparo si avvia alla vittoria della WSK Champions Cup 2016 per la categoria mini. Michael Paparo davanti a Pizzi, a Francesco Pizzi, Energy Yame e poi Dan Skocdopoli, CRG TM, a seguire Aaron Kucharczyk, Caglioni, Coluccio, Camplese, Lomko e Stanek per le prime 10 posizioni di questa finalissima della WSK Champions Cup 2016. Un applauso enorme veramente a Michael Paparo. Prova. Ed eccola la classifica della mini in attesa del podio: Paparo, Pizzi e Skocdopoli per le prime 3 posizioni, poi Aaron, Kucharczyk, Caglioni, Coluccio, Camplese, Lomko e Stanek per le prime
10 posizioni. A seguire in undicesima piazza Famularo, Cabirou, Cenedese in tredicesima posizione, Bernardi in quattordicesima, Cechi in quindicesima, Mallet in sedicesima, Barbera e Bardas in diciassettesima e diciottesima posizione, Ferraro in diciannovesima, Bergmeister in ventesima, Dimitriou, Pretolani, Gulizza, De Luca, Moar, Bertini, Putera, Bedrin e Crescente a seguire fino alla ventinovesima posizione. Ritirati invece Giardelli, Bariaba, Raffaele e Fonteca Martinez. Come vedete, in griglia, in pre-griglia, già disposte le miss e i kart della OKJ, della finalissima OKJ, ma ci trasferiamo al podio per le premiazioni della mini. Ed eccoci per la finale della mini sul terzo posto dalla Repubblica Ceca, Dan Skocdopole. Secondo posto dall'Italia, Francesco Pizzi. Primo classificato dalla WSK Champions Cup 2016, Michael Paparo. Arrivano i premi dalle miss, terzo classificato il trofeo per Dan Skocdopole, secondo classificato Francesco Pizzi, arriva il trofeo dalla Miss e poi il vincitore di questa edizione 2016 della WSK Champions Cup, Michael Paparo, inno nazionale italiano. Un applauso per il sorriso di questi tre campioncini, Paparo, Pizzi e Skocdopole.